Benvenuti a Bari, questa è Bari Napoli, Stelle del Sud, un saluto da Piero Gimbardo, Antonio Di Gennaro. Stelle del Sud che hanno però un obiettivo nella testa e nel cuore, soprattutto l'Europa, un'Europa ancora possibile a grandissimi livelli per il Napoli, nonostante la sconfitta contro il Parma che certamente ha complicato i piani. Un sogno lontano ma in qualche modo ancora raggiungibile, quello della Europa League per il Bari. Danzig, l'apertura verso Campagnaro, Allegretti chiude bene in una prima fase ma poi concede a Campagnaro, il cross dentro, attenzione Zuniga dall'altra parte, dopo l'intervento a vuoto di Cilè, prova Zuniga, destro alto. Attenzione, palla interessante per Hamsik, Hamsik, Cilè, si salva il pari. Hamsik con il pallone verso Lavezzi, Lavezzi su di lui, prova il destro! 1-0 Napoli, un gol straordinario di Lavezzi. Imprendibile, tra le linee, dove gli piace a lui giocare, riceve palla, è abbastanza solo, magari non c'è molto pressi, quando glielo vanno a fare si sposta sul destro e lascia partire un tiro veramente imparabile. Stava salendo Parisi ma è stato ignorato, ancora Lavezzi, verticalmente su Allegretti, nella posizione da trequartista, prova Allegretti, destro De Santis. Lavoro di Zuniga, senza fallo, possibilità per il break del Napoli, ancora Zuniga, attenzione Lavezzi dall'altra parte, gli arriva il pallone, Lavezzi, 2-0 Napoli, il piazzato del Pocio. Anche qui due errori per Luigi, perché Zuniga fa un buon anticipo, un buono scambio con il compagno, poi si sbaglia la palla, sembra in vantaggio Gazzi che poi la riperde, poi il passaggio su Lavezzi che controlla in area di rigore, molto freddo, lucido e non può arrivare in questo caso Gillette, 2-0. La possibilità per il cross che arriva adesso a cercare Almiron che riesce a anticipare tutti, palla che può diventare buona per Alvarez, attenzione al cross di Alvarez dall'altra parte verso Almiron, 2-1, che si riapre, perfetta scelta di tempo di Almiron, soprattutto una palla subito di prima intenzione di Alvarez che non ha aspettato di controllare, di puntare, ma ha visto il compagno centralmente che l'aveva presa lui prima, aveva prolungato lui su Alvarez sul precedente cross di Parisi e molto bene ha staccato Almiron. Un giocatore fondamentale, lo ripeto, per questa squadra, uno che a volte vi fa i gol e questo può riaprire la gara, anzi la riapre. Palla verso Alvarez, attenzione dentro a Sforzini, c'è anche Barreto, palla fuori per il destro, non c'è arrivato Sforzini, clamoroso, attenzione a Salvatore Masiello dall'altra parte, ma sbanda paurosamente il Napoli, ancora Salvatore Masiello, palla sul destro, conclusione che viene ribattuta, Sforzini combatte alla fine, Santa Croce, ma che occasione. Il fischio finale di Bergonzi, è una vittoria pesantissima quella che ottiene il Napoli, una vittoria fuori casa che mancava dal 24 gennaio.